L'accordo tra le municipalità, quasi una sorta di brindisi a quello che potrebbe essere il Comune Unico sul fronte dei finanziamenti con la spinta dell'azienda turismo e con Gianni Matarese del Comune di Forio che è capofila, diciamo, in questa iniziativa. Cerchiamo di spiegare meglio i dettagli e quali sono le mire di questo patto per lo sviluppo dell'isola di Ischia. Io innanzitutto ho necessità di ringraziare il commissario dell'azienda di cura soggiorno e turismo, Domenico Barra, che si è dimostrato ancora una volta un grande amico dell'isola d'Ischia, che ha proposto e ha, diciamo così, ha spinto la formazione di questo tavolo tra tutte quante le municipalità per questo patto che rappresenta effettivamente una delle ultime occasioni per l'isola d'Ischia di reperire fondi della Comunità Europea. Il patto ha per oggetto quelle che sono delle priorità fondamentali dell'isola, parliamo dal rischio idrogeologico ai trasporti, ai rifiuti, trasporti dei rifiuti urbani e così via. Quindi sembra veramente che riesca ad affrontare quelli che sono i problemi peculiari del nostro territorio. Chiaramente rappresenta una forma questa di collaborazione, di sinergia tra tutti quanti i comuni che pur conservando le loro identità riescono ad affrontare i problemi in modo sinergico ed unitario e questo penso che sia fondamentale per la risoluzione dei problemi nel nostro paese. Come verrà gestita in maniera unitaria questa programmazione attraverso l'azienda, con i comuni? C'è il rischio che possa diventare un carrozzone politico oppure ci sono dei paletti che possano assicurare un po' tutti sulla regolarità e sulla orizzontalità delle operazioni? No, il presupposto innanzitutto è che siano degli ambiti territoriali omogenei, quali quello dell'isola d'Ischia. Tutti i comuni parteciperanno, certamente non bisognerà assolutamente creare dei carrozzoni. Ripeto, è una sinergia tra tutti quanti i comuni. Il comune di Forio è capofila però significa solamente riuscire a coordinare un po' quelle che sono le attività anche burocratiche e fondamentali poste a base del progetto. Poi chiaramente ogni scelta, ogni cosa verrà ad essere poi coordinata con gli altri, con le singole municipalità. I fondi che noi auspichiamo di poter poi ottenere verranno poi utilizzati dai singoli comuni in secondo se quelle sono le necessità e le urgenze della singola municipalità. Una fase gestionale che comunque promette bene. Penso proprio di sì, effettivamente questo forse rappresenta una prima occasione in cui tutti quanti i comuni vanno ad affrontare unitariamente quelli che sono i problemi dell'isola d'Ischia. Domanda un po' così, diciamo, provocatoria. Meglio l'unione così o meglio il comune unico? Ma secondo me non è un problema di contenitore da questo punto di vista, l'importante è che vengano ad essere affrontati in modo sinergico i problemi dell'isola d'Ischia. Questo è un modo per affrontare veramente unitariamente le varie problematiche, riuscendo anche a conservare quelle che sono le peculiarità, cioè le singole municipalità. Il problema è quello di creare strutture che siano operative, al di là di quella di un contenitore unico, può essere il comune unico o d'altro. Grazie.